e tanto altro. Come è nato? Iniziamo subito, mamme marchigiane. Ah, guarda, Mamme Marchigiane è nato da un'esigenza personale ormai 11 anni fa, anzi un po' più di 11 anni fa, perché ero incinta del mio primo figlio e mi sono trovata a girare un po' per la rete, a girare tra informazioni che non trovavo, informazioni relative appunto alla maternità e alla famiglia, pratiche ancorate al territorio. E quindi, visto che non ho trovato niente, ho deciso di mettermi io un po' a riunire queste informazioni e a restituirle al pubblico che, come me, aveva queste esigenze. Ma questo è il tuo primo lavoro oppure tra le tante attività qual è la principale, quella che consideri principale? Guarda, al momento il mio primo lavoro è mi occupo di contenuti web e di social media, quindi da Mamme Marchigiane ho allargato un po' le mie competenze e mi occupo appunto di gestire la presenza online di professionisti, di aziende, di associazioni, di enti e in più porto avanti il lavoro con Mamme Marchigiane che da tempo è una delle parti principali e una delle cose principali di cui mi occupo, diciamo. Quindi una mamma, esperta di web, blogger e anche autrice, scrittrice. Sì, anche autrice di saggi, perché diciamo questa è un po' l'attività legata a quello che facevo prima di dedicarmi I come saggi lo lavoro. dici come se alleggerisse, invece No, il più saggio saggi. richiede invece, Sì. no? Sì, vengo dal mondo bibliotecario, dal mondo archivistico, sono laureata in archivistica e biblioteconomia e per anni mi sono occupata appunto di libri antichi, di documenti d'archivio, lavoravo come libera professionista e anche all'università, ho collaborato per diverso tempo, però nello stesso tempo mi occupavo anche di web quando facevo queste cose, quindi diciamo da una parte è venuto fuori il lavoro sul web, quindi come la comunicazione, i social media e i contenuti. E dall'altro ho continuato ad approfondire la mia passione, quella della ricerca storica. Diciamo che tu incarni proprio come possano sopravvivere, no? I vecchi mezzi come la carta, il libro e le nuovissime tecnologie. Sì, beh, c'è un ponte molto, molto evidente in realtà che li collega, però diciamo non immediatamente non si fa l'associazione, però in realtà è una parte dello stesso percorso. E un percorso di successo perché Marche Stregate è il libro più venduto della casa editrice Giacconi Editore, giusto? Quindi ha Sì. raggiunto Sì, anche questo record. infatti siamo molto contenti, è notizia di qualche giorno fa, il mio editore, anzi ringrazio Simone Giacone che è il mio editore, perché anche grazie a lui che ha creduto insomma, nelle mie possibilità e soprattutto insomma, un editore che fa veramente il lavoro dell'editore serio, quindi siamo tutti molto soddisfatti di questo risultato. Quindi un editore che ha fatto un ottimo lavoro, te ci hai messo sicuramente del tuo, ma il pubblico ha gradito, quindi le streghe, no, hanno ancora una forte attualità, possiamo dire così. Di Assolutamente. che cosa parla questo libro? Adesso parla di tante cose, perché avendolo letto, insomma, so che è veramente ricco, però magari qualche particolare possiamo svelarlo. Beh, sì, è uno studio, è un saggio sulla stregoneria popolare marchigiana, quindi attraverso storie, aneddoti, documenti archivio, suggestioni, ricordi, ho voluto ricostruire la figura della strega, della donna strega marchigiana, perché in fondo quello che ho voluto fare è stato scoprire le donne nascoste dietro allo stereotipo e al pregiudizio della strega, che sono sempre esistite. Tra le storie delle streghe di cui parli, qual è quella che ti sta particolarmente a cuore? Non so, magari perché ti ha richiesto un lavoro particolarmente dettagliato di scoperta o per un altro motivo? Ma allora, ce n'è una che in realtà poi non era una vera e propria strega, vabbè, un po' come tutte, a cui sono particolarmente affezionata perché ho trovato la sua storia nell'archivio di Stato di Macerata. Si chiamava Angelina e lei aveva trovato sotto al letto, mentre stava facendo le pulizie, una palla che era una fattura. Poi, insomma, c'è una storia abbastanza articolata in cui lei da vittima sembra a un certo punto che debba essere accusata come colpevole e poi, insomma, c'è un esito finale che non rivelo perché è nel libro. Ma al giorno d'oggi,
quante ce ne sono di streghe, nel senso che poi comunque resta, no, nella donna una serie di aspetti che in passato avrebbe fatto pensare a delle streghe. Ma allora, dipende che accezione vogliamo dare a queste streghe. Di streghe vere e proprie, cioè quindi di donne malvagie che vogliono fare del male, avversano la positività, avversano la vita, non ce ne sono e non ce ne sono mai state. Se intendiamo le streghe come persone, come donne che scartano dalla regola, che sono diverse dalla normalità socialmente accettata e magari in qualche modo conformista, quelle ci sono e ci sono state. Se vogliamo, possiamo anche tirare in ballo l'accezione che dava alle streghe Joyce Lussu, che è un'attrice a cui insomma sono molto affezionata, che identificava nelle streghe le donne impegnate nella vita quotidiana, nella politica, nell'impegno, nel lavoro e insomma nelle attività che le rendono donne a tutto tondo, veramente se stesse. Quindi benvenuto alle streghe, insomma, più ce ne sono meglio è. Sicuramente. Grazie. Prego.